Amici, stasera siamo di scena alla Zanzara. Radio 24, ciao Cruciani, sto arrivando. Hai visto il nuovo Ford Transit Courier? Sì, nuovo, ma cos'ha di nuovo? È più tecnologico, più per... Tu di dove sei originario? Io sono di Ghana, del Ghana. Del Ghana. Ah, del Ghana. Io Repubblica Democratica del Congo. Io e te non abbiamo i tratti somatici del signor Cruciani o della signora Briganti che è qui accanto a me. O di Priscilla che è di fronte a me. Ma non c'è nulla di male. Non c'è assolutamente nulla di male. Ciao Silvi. Ciao Prince. Ciao Silvi. Ciao tesoro. Ciao Silvi, grazie. Allora, qui di fronte a noi, già citata, una pornoattrice super conosciuta, OnlyFans, eccetera, eccetera, Priscilla Salerno. Buonasera eccoci a tutti. Qui, signora. Signora Salerno, lei viene qua molto popputa. No, come al solito, come solitamente. Che misure ha lei? È una bella quinta. Ben rifatta, ben ritoccata, diciamo, no? Ben carrozzata. Veramente ho diminuito perché ero ancora più grosso, quindi ho dovuto ridurre. Perché ha diminuito lei? Troppo pesante, le spalle piccole. Troppo pesante. Lei continua a fare porno come se niente fosse. Cioè che come... meraviglia. È il lavoro più bello del mondo. Addirittura. Sì, cioè il molto io criticato. Non molto un altro lavoro. Veramente. Sì, perché non lo so fare forse. No, come non lo so fare? Sono anche laureata in architettura, in lingua spagnola a Miami. Veramente? Certo. Lingua spagnola a Miami e architettura. Ho passato 10 anni a Miami, ora ci sto ritornando. Però lei vuole fare solo porno. Solo porno. Vuole trombare. È come se fosse il primo amore non si scorda mai. E per colpa di questo ho lasciato mio marito, un casino comunque. In che senso? Perché... sono andata a Miami, ho cambiato vita, ma il lavoro, questo lavoro mi ha richiamato, ho fatto un film di nascosto, è andato virale, mio marito se ne è accorto. Ma questo quanto tempo fa è successo? Lo raccontammo 7 anni fa, no, non l'abbiamo mai raccontato. Ma veramente hai perso un marito per colpa del porno? Sì, un marito che amavo tantissimo. Che dice lei, signora? Però va bene così. Allora, prima di tutto non è un lavoro, non offendiamo chi lavora, come non è le lavoro? Lavoratrici io ci ho fatto la mia fortuna, signora, sono ma che cosa sta dicendo? Il porno non è un lavoro e crea violenza sociale e fa molto male ai giovani. Ma come cosa sta dicendo? Facciamo solo del bene, ma noi facciamo solo del bene. Però ha una capacità noi di ascoltare pari a meno infinito. Ma non la voglio porno. Ascoltare, non mi interessa cosa dice. Però deve. Mi scusi, ma di cosa stiamo parlando? Mi dice porno. Che il porno non è il lavoro. Il porno non è un lavoro, si vede. Come che non è un lavoro? Fammi replicare, fammi recreare. Il porno è un lavoro. No, il porno è un lavoro come un altro. Dovrebbe essere illegale. Quindi tu fai la giornalista. Io pago le tasse. Io pago le tasse come lei, signora. Ne pago anche di più di lei. E non ho gli stessi diritti. Alla costruzione delle tasse, bla bla bla. Io le pago le tasse, non chiedo al mio commercialista. Vabbè, non costruisco questa niente. L'avete imparata a memoria. Allora, però un saluto al suo ex marito. Sì, l'ho saluto anche io. Hai fatto bene. Ciao. Hai fatto bene. Ma che te ne frega, te? Perché... come fa a stare con sposata? Una persona? Però non ascolta una parola. Io non ho voglia di urlare perché lei è maleducata. Mi perdoni. Io non ho voglia di ascoltare delle stronzate che mi sta dicendo. Fermi tutti. Musica. Silenzio. Allora, gli audio della signora Priscilla Salerno. Priscilla che adesso ritrova la sua calma, la sua verbo con cui aveva iniziato molto bene il suo intervento. Cioè Priscilla Salerno che è camaleontica. È de spada. Principessa. È de spada. Come si dice? Di carota, Parenzo, aiutami. Di carota e di bastone. Di bastone no, e di carota. So. Sì, assolutamente. Buonasera, Priscilla Salerno. Sentiamo. Poi arrivi Buonasera, a Bergamo. Sì. Alla stazione e trovi solo extracomunitari, non c'è nient'altro, nemmeno un taxi, quindi devi chiamare una macchina privata se vuoi arrivare in un posto senza prendere un autobus. Che idea, l'idea peggiore stamattina non potevo avere, guarda. Qui in Italia se dici la verità o se esprimi un parere vero, concreto, reale per quello che ti succede, sei una delinquente, sei una razzista, sei un indecente e ti insultano ovviamente subito per cosa? Per il lavoro che fai. Voi la dovete finire, di disturbare le donne, la dovete finire, avete rotto i coglioni di disturbare le donne, andate a lavorare.
se volete stare qui in Italia, non disturbate le donne, non disturbate la gente, non spaventate i cittadini. Allora, cosa è successo? La signora Priscilla Saran ha fatto un esperimento l'altro giorno, ha deciso di andare a Bergamo prendendo il treno da Verona dove abita e si è pentita, ha trovato solo degrado, almeno questo racconta. A Bergamo in stazione c'erano solo extracomunitari. Ma vannacci in gonnello. Sì, c'erano c'erano solo extracomunitari cattivi e delinquenti, perché se io mi sveglio la mattina e vado a fare il delinquente davanti a una stazione, come devo essere chiamato? Io avevo paura di camminare, ad un certo punto ero col telefono in mano con la telecamera. Che ora era? 11:15 di mattina. 11:15. Ma questo succede dappertutto, in tutte le stazioni. Infatti ho pensato, vabbè, vado da sola, sai, quelle giornate che vuoi stare da sola, sono sempre accompagnata col cagnolino. Pessima idea. Non c'era un taxi, ho dovuto aspettare quasi 45 minuti una macchina privata con questi che mi giravano intorno. Io poi vesto tutta comunque per bene, firmata, perché me lo posso permettere, me ne frega un cazzo, e mi hanno detto, ma tu vai vestita così. Ma in che senso vado vestita? Io questi vestiti ho. Ma ti hanno puntato subito? Subito, subito, un tipo subito, appena sono uscita da quel trenino. Pure, no. Ma quelli sono sempre arrabati. No, beh, adesso non esageriamo, sono sempre arrabati. Che vuol dire? Ma gli uomini sono sempre arrabati, mica solo gli extracomunitari. No, gli uomini sono sempre arrabati quando vedono una bella donna. Però scusami, allora, tu, la tua ricetta qual è? Tu sei un po' vannacciana, se no addirittura meloniana da questo punto di vista. Ah, che meraviglia. Blocco navale, cioè non vorresti far entrare più nessuno. No, io vorrei far entrare soltanto chi si mette a passo con noi, cioè chi si integra nella nostra società. Adesso spiegate un attimo il senso. La signora che ha delle doti innegabili. Sì. Ci viene a spiegare anche la geopolitica dei flussi migratori. Io dico, no, io non vengo a spiegare la geopolitica dei flussi migratori. Io dico soltanto quello che capita. Vannacci, allora ci vada genetista lei. Allora, e l'antropologo. Lei lo prende questa, il trenino. Questa signorina lei li prende regionali. O sta seduto col culo sulla non macchina. Prende solo o macchina privata, o la sua, o la macchina con l'autista, oppure Trenitalia first class. Esatto, io non ho voluto prendere la first class, ho voluto fare la persona normale, tra virgolette, perdonatemi, e ho sbagliato. Ho sbagliato perché mi sono spaventata a morte. Come sei carica oggi? No, Priscilla, ero incazzatissima. Ma oggi sei carichissima. Sai perché? Sai qual è il problema? Che poi sei colpevole. Tu sei colpevole di aver detto la verità. Che questa gente non va a lavorare, non fa un cazzo. E allora invece di rompere i coglioni a noi, perché la polizia, però poverini anche la polizia, poverini, non possono fare niente. 30 secondi, una replica della signora Briganti. Mi sembra che la cosa sia abbastanza chiara. Come fai a criticare quello che è successo? È arrivata lì e non si poteva muovere praticamente. Ma a parte che le do una notizia, esistono gli autobus. Seconda cosa, volevo sapere su un autobus se nella mia vita, non sono donna da prendere un autobus. Mi scusi, signora, se lei prende un autobus, ma come si fa? Ma perché glielo consiglio, le farebbe molto bene. E terzo punto, sentire usare la parola molto bene, extracomunitari. Guarda, questa è la cosa veramente misogina, macista, fa schifo, si vergogni, detta da donna, si vergogna, è una non donna. Veramente la cosa peggiore che possa dire una donna a un'altra donna. E poi la parola extracomunitari, noi siamo tutti esseri umani, come hai fatto a identificarli? Io sono stata a Bergamo a vedere appunto Yayoi Kusama, ma che vuol dire? Ma cosa significa? A vedere Yayoi Kusama, glielo consiglio alla signora. È una delle più belle installazioni d'arte del mondo. Un artista che si è chiusa in un manicomio e che comunque ma se uno ha avuto un'esperienza negativa alla stazione di Bergamo, non è la prima volta. La violenza contro le donne in Italia da chi è fatta? Ma che c'entra? Da chi è fatta nel 99,9% dei casi? Vabbè, da italiani. Musica. Allora, io però voglio chiudere ricordando l'attività principale della signora Salerno. Oggi mi ha fatto venire un po' di acquolina in bocca con queste tette grosse. Non mi metta troppo queste tette addosso, perché veramente io sono al mio posto, mi condiziona. Sono qua al mio posto. Le altre volte che è venuto qua non c'aveva queste poppe così pronunciate. Qua. Lei forse mi scambia per qualcun altro. Sì, no, è vero. Allora, scusi un attimo, lei sta facendo anche OnlyFans? Sta facendo anche OnlyFans? Certo. Assolutamente. Guadagna più da OnlyFans o col porno? Con OnlyFans, diciamo la verità. Un po' dappertutto, sinceramente. Un po' dappertutto, perché lavoro benissimo e ho un background, ho dei fans che mi adorano e insomma. Vabbè, questo lo dicono tutti, è chiaro. Ma che cosa fa su OnlyFans soprattutto? Cosa vendo fa? Video privati. Sì, privati. Foto e video privati di quelli che mi chiedono. Ma sesso hard, che le chiedono di estremo, per esempio? Che le chiedono di folle? Feticisti. I feticisti sono quelli che proprio pagano di più e chiedono di più.
io ho dei busti a casa di uomo, sì, ok, sì, e in lattice, sì, e fisting pesantissimi con i piedi. Andate a vedere cosa significa. Andate a vedere cosa significa. Fisting abbraccio, sì, al burattino, oppure inserirgli cose dentro, oppure mi fanno delle richieste assurde. Uno mi ha fatto una richiesta assurda che io ho dovuto lasciare proprio. Cioè? E niente, mi fa: Priscilla, ti do 5.000 euro. Sì. Se vieni da me a Trento, sì, e con la mia macchina, sì, andiamo in questo posto dove ci sono i gatti, e che dobbiamo fare con questi gatti? Uccidere più gatti possibili. Spero che tu non l'abbia fatto. No, io stavo morendo dentro. Io mi sono sentita male. Ho detto: guarda, io l'ho bloccato da OnlyFans. L'Egono è italiana secondo te? Sì, leggo in italiana, ma non hai i tratti somatici da italiana. Grazie, ancora grazie Priscilla somatici. Salerno, ciao. Italiani! Ti posso accompagnare io se vuoi? È inutile che ti accompagni. No, com'è andata questa la prima intervista insieme? Molto bene, sei molto forte, sei molto brava dialetticamente, anche in altre cose, immagino. Devi vedere, la prossima volta ti porto qualcosa, sì, da vedere. Di che? In che senso? Tu faccio una chiavetta, ti porto. Ah, mi porti una chiavetta. La chiavetta segreta. La chiavetta segreta, la chiavetta di Priscilla Salerno. Signora Priscilla Salerno, però è anche brava a parlare. Meno male, ma grande, ciao, grazie.